Ok, vediamo se questa volta sarà ricordo singolo o ricordo doppio. Dove dobbiamo andare? Qua in alto. Prezzi così bassi che non crederete ai vostri occhi. Venite. Ci sono... Sì, poi a Montirigioni ci vado, promesso. Ben trovato, Ugo. Qual è il problema? Tu e Rosa siete fuggiti dal palazzo. Ma ad altri è andata peggio. Emilio li ha catturati e vuole giustiziarli. Ah, vanno liberati. So che sono nel sestiere, ma a parte questo, no. Li dovrai cercare. Li riporterò qui, men che non si dica. Evasione. Fiscale. Vabbè. In Italia. Siamo i numeri uno. Speriamo i ladri. Giù, ora! Laggiù, prendetelo! Mollatemi! Mollatemi! Ti ho mollato. E vedi che bella figura ci hai fatto? Coglioni! Cosa? No, io lo so che avete sentito, lo so che avete sentito. Cortigiane, cortigiane. Premo solo a guardare. Divertente. Emilio dice di volere l'unione, ma non vuole altro che il potere. I vostri misfatti devono cessare. Il popolo soffre. Un attimo, andiamo. I mercati appartengono al popolo. Emilio dice di volere l'unione, ma non vuole altro che il potere. I vostri misfatti devono cessare. Il popolo soffre. Tutti i viaggiatori in arrivo. Voi conosco il senso. Venite qui. Non ha funzionato. Tutti fatevi visitare il più presto possibile. Ok. Ma non vuole altro che il potere. I vostri misfatti devono cessare. Il popolo soffre. Devo chiamare aiuto. Via. Libera. In extremis. Qui, avanti. Altre cortigiane che sono sempre le solite. Oh, via. Sono tutti pazzi. Meglio tornare. La mia musica non vi piace, messer. Così, ci darete tutti una mano. Cortigiane, namo. La lentezza. Ah, vanno riconsegnati, è vero. Ma venite a darmi una mano, cazzo. Devono raggiungere tutti l'altura. Per fortuna nessuno scontro per ora. Vediamo se riusciamo a salvarli tutti e quattro, ma credo proprio di sì. Dai, eh. No, come sono lenti. State vicino. Scusa. Chi ti credi di essere, imbecille? Alla mia... Ma non l'ho fatto apposta. Certo, se una guardia qui in porta. Va oltre le mie capacità. È ricercato di nuovo. Che bel paio di... Che bel pezzo di figliola. Sei Che bel pezzo di figliola. Come eravamo? Anzi, non è che i tempi siano cambiati. Gentili proprio. Non sono per rimbicolire. Non ne sono capace. Non ne sono capace, sta lì, aspetta. Aspettate un attimo.
Mi conviene andare a questo. E allora attraversiamo. Tira via, ora! Tira via, ora! Che fai qui? Vattene! Là! Dove? E dai, col sospetto, madonna. Poi fa niente in sta città, eh? Devi distrarre. Voi per voi. Un momento. Lo do io quello che cerchi, ma io. Potrebbe essere. Devo parlare un momento. All'assalto. Madonna, quanto ricercato mi avete dato. Oh. Non vedo un cazzo. Prendetelo alle spalle. Bene, fategliela vedere. Fuori uno. Ora può resistere, lo sfiancheremo. Aggiratelo, prendetelo alle spalle. Oh, finalmente, dopo 8.000 tentativi. Dai che sei lento e non ti muovi. Intanto liberiamo loro. Prima di tutto. Con me. Cosa vuoi fare tu esattamente con l'assassino? Stanco di cacciatore che non ti isolano dalla strada. Non mi convinci affatto. Prendi i tuoi piedi umidi e freddi per tutto il giorno. Forse è il momento di provvedere al tuo benessere. Vieni da Biagio, di certo troverai gli stivali giusti per te. Per ordine del doge, i piccioni non... Ne rimane ancora un po' di... Famigerazione, la togliamo qua, perfetto. Salve a tutti, bella gente, Gabri Gabri qui presente. Madonna, com'era bello. Non dovresti stare qui, vattene. Vabbè, non era necessario cadere così quando avevo calcolato tutto, però fai come ti pare, tanto. Sai che nei primi Assassin's Creed è inutile combattere con la fisica e la logica perché non ce la fai. Che è il primo a salire? Aspettiamo. Ma perché ti dai lo slancio lì? Che senso c'ha? Di qua. Ok, 132 metri per l'ultima serie di prigionieri da liberare. Com'è
comodo il salto ascensionale, ragazzi. È comodissimo. Senti, o sei morto? Io proprio ci vado a tradimento, sapete? Dov'è? Sta scappando, fermatelo! Venite, forza. Fuori uno. In realtà sarebbero già fuori tre. Però i primi due te li abbono, guarda. Tenete duro, che prima o poi si stancherà. No, e alla fine la fai anche tu però, eh. Eh sì, non scappi. Non vai a fare lo spione. Bene, di qua. Portate qui i malati e i feriti. No, di qua. Chi ha bisogno di aiuto è il benvenuto. Cosa per muoversi così? Ha il cazzo lungo per muoversi così, lo sai? Ha una nerchia veramente potentissima. Se ti interessava saperlo, adesso lo sai. No, gli NPC veramente sono assurdi a sto gioco. E aggrappati, coglione! Non si aggrappa. È più Viaggi della Speranza che altro sta missione. Mi chiedo cosa ci sia di difficile arrivare a quella finestra lì. Ma io, vabbè. Bravo Ezio. Ha capito, eh? Dopo un quarto d'ora e mezzo ha capito. Giù, ora! Giù te invece. Non è affar tuo, stupido. Dante la carenza di fondi dovuta alla recente campagna militare in difesa dei comunisti esterni della Repubblica, verrà imposta la tassa su tutti i beni volontari di importazione. Pensavo ci fosse un manifesto a questa altezza, stavo già gondolando, però invece mi è andata male. Laggiù, questa volta non ci scappi! Come? Un alleato morto. Ma è cascato giù, ma è un coglione. No. Coglionazzo. Eccolo, ci sfuggirai! Meno male non hanno fatto contrasto, meno male. Faccio una piccola sosta giù. Non copiatemi, non seguitemi. Attendete. Così non scendete. Ah. Uniti. Ce l'ha fatta a non morire adesso? Ne abbiamo persi due sull'ultima tranche, però va bene. Seguitemi. Notevole! Non mi aspettavo che ci riuscissi così. Insomma, un quarto d'ora. Un piacere. Informerò Antonio dei tuoi progressi. Vieni da me più tardi. Ho un altro lavoro per te. Che tipo di lavoro? Vediamoci al molo e ti spiegherò. Molto bene. ...2500 florins. Ed evasione se ne va così.